Sentite. Torna il nido Lippo a largo principiante nei confronti di Rockman Sewell. Ripiega in quarta posizione per King, all'interno ottiene lo scoccato in Godino. C'è il deputato saliente alla retroguardia comandante in capo. Si presenta per la prima volta davanti alla traguardia, si imbocca la piegata a sinistra del percorso con i concorrenti ben raggruppati, guidati da Lidlitt, che è andatura di comodo, mantiene la leadership della gara nei confronti di principiante che si accomoda nella scia della battistrada, largo si mantiene a Rockman Sewell, passo a contatto nei confronti di Purkindo, quindi comandante in capo, punto saliente per entrato in Godino. Trascendentale con il prossimo avanti da Lidlip che continua a gestire nei confronti di principiante Rockman Sewell, Poor King a largo punto saliente all'interno comandante in capo nei confronti di Indovina che rimane all'esterno retroguardia. Manuale accelerazione a metà della dirittura opposta in prossimo avanti da Lidlip, principiante rimane nella scia del battistrada all'interno Poor King a largo lavora Rockman Sewell. E consulto di comandante in capo, quindi punto saliente richiesto all'interno del Godino. Il resto della piegata di pista media con lo schema che rimane praticamente invariato, Lidlip continua a guidare liberamente in avanti da Pacemaker nei confronti di principiante all'interno del Purkin a largo Rockman Sewell, quindi il Godino in corsia interna a largo comandante in capo nei confronti di punto saliente. Principiante muove con decisione al fianco del battistrada, sembra poterne disporre a traguardo lontano. Principiante passa in vantaggio, Lidlip che prova a reagire all'interno, i due sono tallonati da Indovino che adesso ha trovato la giusta coordinazione. A 150 metri dal traguardo, Principiante passa in vantaggio, seguito a largo da Indovino che sta scattando al suo esterno, lo scatto di Indovino, Principiante che reagisce, Principiante all'interno, Indovino a largo, i due attagliati sul traguardo nei confronti di Lidlip. Ci guarda che richiede la fotografia per il primo posto di questo premio farmacia Rusfredi, andiamo a rivedere lo slow nei monitor sull'ippodromo con il principiante numero 1 Luca Magnizzi, a largo Indovino numero 4 Giorgio Parovic, questione di tempo di galoppo, i due sono molto vicini sul traguardo con la sensazione che Indovino abbia apparigliato completamente sul traguardo il numero 1 di principiante per il terzo ancora in quota il numero 8 Lidlip. Attendiamo il verdetto ovviamente del giudice di arrivo e noi rimettiamo la nostra linea allo studio.